Che cos'è l'aura? L'aura è la sensazione che può avere il paziente, possono avere alcuni pazienti, prima che inizi la crisi vera e propria, ma fa già parte della crisi. Per fare un esempio, se io ho una crisi che insorge nella mia corteccia sensitiva, cioè la corteccia che noi usiamo per sentire gli stimoli, posso avere la sensazione come di formicolio da una parte, io sono cosciente, quindi mi accorgo di questo. Posso avere una sensazione come di ricordare qualcosa, oppure tipicamente una sensazione di ansia che sale verso il volto. Questa succede prima di perdere conoscenza, quindi prima che la crisi vera e propria compaia, e può essere molto utile perché può avvisare il paziente e quindi mettere in guardia, e il paziente a volte si può proteggere oppure può avvisare e quindi ci sono meno rischi quando avrà la perdita di conoscenza. Ancora una volta l'aura dipende dal punto da cui inizia la crisi, quindi possono esserci moltissime aure. Perché alcuni pazienti sentono l'aura e invece altri no? Perché ci sia un'aura occorre che prima di tutto ci sia un'epilessia focale, quindi che insorga in un punto limitato del cervello e che questa zona sia capace di dare un sintomo che il paziente avverte e che sia sufficientemente prolungato in modo che il paziente possa accorgersi di questo. Ci sono delle crisi che insorgono talmente rapidamente o in zone talmente vaste del cervello per cui non c'è questa possibilità, il paziente non si accorge che sta arrivando. Queste ovviamente sono le crisi più pericolose perché il paziente non si accorge di nulla e la crisi, la perdita di conoscenza, la caduta può creare gravi danni.